Nodo parlato o nodo parabordo. Come si fa? In questo caso abbiamo già il parabordo pronto, la nostra battagliola. Andiamo a regolare l'altezza del parabordo desiderata. Facciamo un giro dalla parte o di destra o di sinistra. Prendo con la mano destra il corrente, con la mano sinistra il corrente lo faccio ripassare sotto la battagliola e ho creato questo spazio qui, che è lo spazio che mi serve per andare ad inserire il corrente all'interno dell'asola. Quando io vado a chiuderla avrò un nodo parlato fatto correttamente.